La sua casa è completamente distrutta. Ciao Wally. Addio Wally. Bene, bene, bene. Ciao a tutti Creeper, io sono Cerofi e oggi siamo qui in questo nuovo video di Griefing. Nello scorso episodio abbiamo distrutto insieme il mondo di Kendall. Quest'oggi invece distruggerò con tutte queste tinette speciali il mondo di Bella Faccia. Vi ricordo che questo video è ironico, visto che nello scorso non l'hanno capito. È ironico, capito? Ironico, è uno scherzo, è goliardico. Questo non è il vero mondo di Bella Faccia, forse. Vi ricordo di iscrivervi e di passare dal gruppo Telegram o Discord in descrizione, perché lì mi organizzo con voi per fare qualche bel video insieme, live. Sono pieno di queste TNT prese da una mod a random, la prima che ho trovato, e oggi andremo ad utilizzarle per distruggere tutto quanto. Allora, prima però voglio un po' farmi un giro, ovviamente, voglio distruggere le cose ma in modo responsabile. Quindi magari accendiamo un fuocherello qui e intanto facciamoci due passi in giro, vediamo. Cosa c'è qua sotto? Sembra una casetta, magari troviamo anche qualcosa di utile. Chi è questo? Bel nasone! Bel nasone, fra poco non sarei proprio un bel niente. Ah! Aiuto! Ho troppe, ne ho messe. Ok. No, è ancora vivo, però devo essere responsabile, ragazzi, perché ne ho davvero poche. Ne ho poche, devo sfruttarle bene. Che è sto posto? Oddio! Che caspita è? È una farm? No, ma Bella Faccia è un cattivo, proprio malvagio, guarda, schiavizza le pecore. Pecore, io vi libero! Agagagaga! Siete liberi nel nome del grande Master Griefer. Questa cosa la capiranno soltanto i più vecchi. Ma cosa c'è qua? Guarda, c'è una caverna. Siete libere, pecore! Vi sto ufficialmente liberando dalla vita, sì. Poverette, soffriranno, ma è la cosa migliore, ve lo assicuro io. Meglio non vivere che vivere una vita intera dentro a una scatolina qui di legno. Oddio, la situazione sta degenerando, non doveva bruciare tutto così velocemente. Porca paletta. Cosa c'è? Ma cosa c'è là sopra? Guarda. A me servono dei blocchi, ragazzi, non ne ho. Devo anche darmi una mossa perché qua sta bruciando tutto quanto, eh. Sono degli slab, ma chi è che mette gli slab lì sopra? Voglio vedere dove cavolo va sta posto. Ok, vai, tanto lì tutto brucia. Vediamo un po'. Una coltivazione? Ma che cavolo di senso c'ha? Sono 2 metri. 2 metri di Minecraft, non servono a niente. Un pupazzo di neve. Mori, schiattaci. Mettiamo una TNT di quelle potenti. Vai, non so cosa faccia, lo scopriamo adesso insieme. Vediamo un po'. Ma no! Via, 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 via! Non me l'aspettavo, ma che è? TNT... ma non esplode? Ok, sì, esplode. TNT Sparkler. È parecchio morto. Ah, ma qua si esce da qualche parte. Ah, poi possiamo vedere il suo mondo nella sua interezza. È ancora... ah, quasi, abbastanza intero, ma vi assicuro che non la sarà per molto, ragazzi. La sua casa è completamente distrutta. Ciao, Wally! Addio Wally. Aiuto! Wally, ma sei intelligente, Wally, cavolo. Vabbè, stai lì, eh. Cavolo, Wally è troppo intelligente. Vabbè, lo facciamo esplodere con questa, vediamo un po'. Addio Wally, non credo che sopravviverai questa volta. Oddio, ma che è? Prima non ha fatto così. Ah. Vanno un po' in giro, ok. Basta che non vanno dove sono io. Ok, perfetto. Ma è bellissima, se ne usiamo tipo 2 o 3 distruggiamo tutto. Quindi dobbiamo usarle con cautela. Casa di Kendall. Beh, io ho distrutto il mondo a Kendall, quindi che vuoi che succeda? Io gli griffo una casa in più, una casa in meno. Che cambia? Ah, grande! Kendall c'è l'armatura con l'elmetto in ferro, giustamente. Una mela d'oro. Un libro schifosissimo. Vabbè, questa me la tengo, magari può servire a qualcosa. E anche la casa di Kendall è andata. Ok, cominciamo a fare le cose serie. La TNT rosa, che cosa farà? Secondo me evoca delle pecore rosa. Boh. Oddio, oddio, non evoca delle pecore rosa. Non evoca per niente delle pecore rosa. Oh, però sono vivo. E la casa di Kendall non tanto. Oh, c'è un segreto lì sotto. Guarda lì, i drop. Senti, facciamoli esplodere che fanno laggare. Ok, cosa c'è qui? Ma quante zone sotterranee c'ha? Tutte fatte di legno, poi. Armature. Un libro. Attenzione, vediamo un po'. È vuoto. Scemo. Chi legge? Ma perché ci sono questi libri qui dentro? Tutti vuoti. Vai, TNT Fontana. Cosa farà? Evocherà dell'acqua, boh? Oh, ma tu... ma
Ma scusa, sono tutte uguali queste TNT, tutte evocano TNT a manetta. Aia! Che botta! Oh, però è fortissimo, guarda, non è rimasto niente. Cosa c'era qui? Non lo sapremo mai. Allora, Edoardo Taragni, e chi è? Relevant Gaming Fanpage? Ah, credo che fossero tipo degli iscritti, mi dispiace. Sono morti. Ho sfondato qualcosa qui, ma non me ne sono neanche accorto, guarda. Ci sono un casino di lama. Vabbè, facciamoli esplodere. Vai, ne tiro due insieme. Forse. Via, 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 via. Addio, lama. Oddio. Mi sa che ci schiatto. Mela d'oro. Mela d'oro. È incredibile. Oddio. Ai, 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 ai. No. Ok, no, uno è ancora vivo. Guarda, si è incavolato pure. Ma stai scherzando? Guarda. Oh, ma hanno capito, sono furbi. Vattene giù nel burrone. Addio. E spu anche a te. Sono cattivissimo. Devo massacrare. No, no. Ha fatto tutto da solo. Io l'ho spinto lì, è sopravvissuto e poi ho detto no, basta, questa vita è troppo brutta per essere vissuta. E ha fatto il gesto estremo. Comunque stavo dicendo che in ogni mondo in cui vado devo sempre eliminare tutti gli animali che ci sono, tutti i pet. Un giorno qualcuno lo farà anche con la svanilla. No, perché io la svanilla non ho dato a Dull'Oli. Tiè, scacco matto. Cos'è sta cosa? Ah, una farma di pesca. Vai, distruggiamola anche questa. Di più, ne metto anche due, dai. E poi diamo pure fuoco. Però sono lente. Ok. Oddio, è questa? Questa come... Cosa? Non doveva succedere questo. Va bene. Ok, direi che il mondo di Bellafaccia è al 90% distrutto. Il mondo di Bellafaccia è molto più grande di quello di Kendall. Non ero pronto. Ma che è sta cosa adesso? Boh. Ci sono dei conigli intrappolati. Ragazzi, Bellafaccia è un mostro, tortura gli animali, guarda che storia. Guarda qua, vi libererò io, amici. Con il fuoco della liberazione. Forse, a volte funziona, a volte no. Ho preso fuoco, perché non brucio? Meglio, non mi faccio domande. Dobbiamo andare là sopra e tirare un po' di TNT di quelle potenti che fanno tipo la cascata. Ma guarda, guarda, Bellafaccia è un torturatore, mette i zombie sotto sopra. Avete capito perché io grifo questi mondi, ragazzi? Queste genti, queste persone sono cattive, eh? Io faccio il grif per il bene più grande, per liberare i poveri pet intrappolati qui. Vai, geyser! Vediamo un po' che succede. Spero di non schiattarci. Sì! Guarda che mega bombardamento pazzesco! Oddio! Aiuto! Aiuto! Troppe! Via! Non c'è l'acqua! Ah. Vabbè. Ah, ma c'era Keep Inventory pure. Guarda, aveva previsto tutto. Meno male, grazie. E adesso dove devo andare? Che succede? Ma avete visto anche voi la freccia? Comunque, è stato tutto molto devastante, direi. Il Phantom è distrutto. Adesso, passiamo al prossimo obiettivo. Tartarughe. Guarda, le povere tartarughe. Un po' sono state colpite anche loro, ma non più di tanto. Proviamo a usare la Ultimate TNT. Questa, secondo me, farà grossi danni, eh. Che farà? E quella definitiva, quindi boh. Oddio, spara le TNT che sparano altre TNT. Oddio, no. Addio. Ma stiamo scherzando. Devo dire che queste TNT sono un po' tutte ripetitive. Quelle dello scorso episodio erano molto più belle. Durante il griff di Kendall. Quelle sì che erano fighe. Ok, vai. Bruciamo l'albero di Natale. Non è Natale, è estate, fa caldo. Maiali. Vediamo un po' cosa c'è qui. Ah, ma questa è una statua di un creeper. Fa vedere un po'. Questa la provo. La lasciamo intera. Qua c'è una testa di Kendall che è già esplosa. Bene, ottimo. E qui c'è un accesso gigante. Oh, questa ce l'hanno rubata dalla Redcraft. Esplosa pure questa, perfetto. Durante la Redcraft avevo fatto un accesso gigante io. Ok. Possiamo metterci una TNT rosa. Che non so perché si chiami TNT rosa. Non ha niente di rosa. E poi pure una di queste, perché tanto ormai... Ah! Ok, aiuto! Quella rosa le spara in orizzontale. Aiuto! Via! Posso farcela? Speedrun! Ok, la chest è andata. Lì c'è una piscinetta che non so come si è salvata, ma tutto il resto è distrutto. Whee! Oddio! No, non posso vedere l'esplosione! Dove cavolo era quel posto? Era tipo là. Vedo TNT che piovono. Guarda! Guarda che casino, quanti ne ho piazzate? Tipo 3 o 4, mi sa.
La sua statua è ancora intera, però. Cavolo, non va bene. No, ma qui, ragazzi, c'è troppa roba. Guarda qua. Non posso distruggere tutto quanto insieme. Almeno che io, tipo, non vada sulla montagna più alta lì e le metto tutte, proprio tutte quante. Mettiamo tutte quelle ultimate. Ne mettiamo un casino di queste, vai, perfetto. Cos'è sta cosa? Boh, non lo so, però è rotta. Cosa succede? Ma... sto usando le hack X-Ray? Boh, non so perché. Ok, facciamo così. No, ok, così faccio crashare il computer. Facciamo due, soltanto due per ora. Via, via, ok. Facciamo un mini scudo. Ok, non servirà tanto il mio mini scudo. Oh, cavolo. Addio. Ah. Qua mi sa che laggerà parecchio. No, ok, mio PC se la sta facendo, non so come. Guarda, direi che non rimarrà nulla di quel posto. Il cane è esploso. Il lama più o meno. Poi vediamo un po'. C'è un pesce lì, un secchiello, ok. Il pollo pure. Ma la sua statua lì, porca paletta. Quella statua è ancora abbastanza intera, un po' fluttuante però. Vabbè ragazzi, direi che possiamo concludere. Facciamo esplodere la sua testa qui e poi basta. Ok, queste dovrebbero andare bene. Non so quali siano di preciso, ma vabbè. Sono tutte devastanti allo stesso modo. Ah! Ah, oddio, le stanno tirando un po' distanti. Ok, va bene. Non me l'aspettavo così tanto potente questa. Dove sono finite le TNT? Sono così lontano che... Ma qua c'era un'altra! Cavolo, ha un nego enorme. Un po' esplosa, però vabbè. Ok, facciamo esplodere pure questa. Ok. Eccola, fatto. Bene. Sì, ma il suo mondo, ragazzi, non ha fine. Ha costruito un casino, è strabello. Era strabello. Lo era, in passato. Guarda qua i panda. Guarda, qua c'è altra roba ancora. Un campo. Lì c'è un... cos'è? Un'arena infernale. Una farm di bambù. Le robe che scoppiano a caso, senza che abbia fatto niente. Ok, boh. Un po' di quelle rosa ce ne metto. Però non capisco. Ah, lì c'è un gatto. Addio. Non ti avevo visto. Vabbè. È troppo tardi. Credo che sia un po' morto. Va bene. La sua farm di bambù pure è un po' morta. Qui c'è qualcosa di sfondato. Non so cosa era, però è sfondato. Vabbè. Quindi io vi ringrazio per la visione, ragazzi. Vi ricordo ancora di passare dal gruppo Telegram o Discord in descrizione. Il mio PC morirà. Per partecipare a video eventi vari. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!